caso trattasi di pregevole bassorilievo del maestro Raffaele Bellino, acquerelli della pittrice e poetessa delle immagini Anna Russo, e poi pregevoli pubblicazioni dedicate al territorio. Però potete continuare a applaudire se volete. Prego. Ah, sì. Oh, c'ho pure il balletto Costantino, balletto promosso sul campo. Potevamo attrezzarci un po' meglio con una valletta un po' più. Vai, presidente Gargiulo. Sindaco Gargiulo, presidente Giovanni Esposito. Poi alla fine faremo una foto di gruppo con tutti i premiati. Motivazione. Giratevi verso i fotografi. Motivazione. A Tullio D'Episcopo, dal cuore popolare di Napoli alle ribalte internazionali, attraverso la sua arte ha elevato le percussioni ad elemento distintivo nei diversi generi musicali. Cantore ed interprete dei ritmi e dello spirito partenopeo, degno erede di quella tradizione napoletana tanto cara a Salvatore Di Giacomo. Premio Salvatore Di Giacomo 2013 a Tullio D'Episcopo, consegna al presidente della Proloco Giovanni Esposito, anche si aggiunge al premio anche la pregevole pubblicazione dedicata appunto a Campanella. Tra l'altro Tullio D'Episcopo è interessato anche ad acquistare casa qui a Massalumbrense, quindi se qualcuno ha... ti diamo anche un microfono. Intanto grazie di aver accettato il premio, di essere qui con noi, grazie. È un onore davvero grandissimo. Grazie a tutti voi di essere venuti a questo posto incantevole. Mentre salivo, che a me piace sempre arrivare un po' prima, con la luce del giorno, ma lo sta bene in Svizzera, bella, questi colori, perché è bella Sorrente, però stanno traffico. E oggi non riuscivo a camminare, dovevo andare a prendere delle cose in centro a Sorrente. Non riuscivo a camminare a piedi, ti devo parlare col sindaco. Per far fare una sopraelevata. O una sotterranea, magari. Io sono veramente onorato di questo premio. Salvatore Di Giacomo. Cosa dire di Salvatore Di Giacomo? Ha scritto delle poesie fantastiche, bellissime. Mio padre l'ha conosciuto, ha suonato la batteria alla famosa Piedigrotta, la manifestazione importantissima, ha suonato la batteria, ha conosciuto Salvatore Di Giacomo, e mio padre ogni tanto mi decantava queste poesie oppure i versi delle sue canzoni. E devo dire che ho tutti i libri di Salvatore Di Giacomo a casa. Ogni tanto, io abito a Milano, ogni tanto mi metto lì in poltrona e torno a Napoli. Vorrei ringraziare tutti gli amici, so che ci sono parecchi amici che sono venuti, da alcuni da Frosinone, da Scafati, da Angri, da Pompei. I gruppi di ascolto, insomma. Gli amici di Facebook sono arrivati qui. Ciao a tutti, voglio. Ma è vero che hai preparato un gelato al limone? Perché prima ha voluto farmi credere che stavo mangiando una coppetta di gelato, dice, questi li ho colti io i limoni, e non ci credo neanche per sbaglio. Sì, no, li ho colti proprio io. Signora, lei conferma anche. Ma io non c'ero, eh. Ah, ecco. Da Cataldo. Nei giardini. Sì. E poi gli ho detto, con questi limoni mi fanno bello gelato. E l'ho portato qua e l'ho mangiato. Il gelato di Don Tullio è molto buono. Bene, allora possiamo concludere la serata, credo. Facciamo una parte, salutiamo. Io perché... vi ringrazio. Ma noi che ci puoi, insomma, visto che ci fai una suonatina, no, non lo strumento c'è, insomma. Non lo so. Non credo si possa fare, Stefano. Si può fare. Ma la cosetta così, insomma. Cosa potrei fare dunque?
siamo stati un po'... Ti prendiamo un po' di sorpresa, mi rendo. Dobbiamo fare sempre un po' di del cuore, parlare di body and soul. Mi piace. Quello che abbiamo portato quest'anno, io e Pino Daniele, in tutto il mondo. Anima e corpo di Napoli, in tutto il mondo. È stato bellissimo. Ho finito. Abbiamo finito sabato scorso a Ischia, questa lunga tournée in tutto il mondo. È stata una cosa bellissima, emozionante, con una grande fatica, perché non siamo più giovincelli e un fuso orario si faceva sentire. Lì dicono, hey, yeah, jet lag, ci stava carendo però. Io vorrei fare una cosa. Sì. Posso? Tu. Io poi mi diverto, mi piace improvvisare. Dov'è Giulio? Giulio? Perché... Giulio. Sapevo che... Sì. Vieni Giulio, vieni qua. Facciamogliela recuperare nel frattempo. Sì, perfetto. Ha chiesto a Giulio di recuperare era di... Vorrei mettere i miei violini, i miei mandolini, le mie chitarre su dei versi del genio che è Salvatore Di Giacomo. Era De Maggio, c'è sta? Sì, sì. Allora, mentre lui la cerca, proviamo. Un secondo, Giulio, così liberiamo. Esatto, bravo. Perché? Che succede? No, togliamo il tavolo così possiamo creare un poco di... Ecco, anche un po'... perfetto. Cioè, così creiamo l'atmosfera giusta. Stanno complottando gli artisti. Dunque, davvero un'edizione... straordinaria del premio Salvatore Di Giacomo. Voglio ricordarvi peraltro che il programma delle iniziative collaterali continua anche nei prossimi giorni. Il sindaco ricordava le belle escursioni naturalistiche nel territorio, nella bella baia di Eranto verso Punta Campanella, e anche la possibilità di partecipare ad altri momenti culturali secondo il programma che trovate distribuito in sala. Siamo pronti? Allora, era de maggio, e te cadea nanzina, a schiocca, l'icciarazze rosse. Fresca era l'aria, e tutto luciardina addurava de rosa accenta bassa. Era de maggio, io no, non me ne scordo, una canzone cantavamo a due voci. Più tempo passa, e più me ne ricordo. Fresca era l'aria e la canzone roce. E diceva, cora, cora, cora mia, lontana vai. Tu me lassa e conto l'ora, chissà quando tornerai. Rispondevi io, torna a raggia, quando tornano le rose. Si stuciora torna a maggia, pura magia stonga ca. E so tornata, e mo, con una vota, cantammo insieme all'umotiva antica. Passa lo tempo, e lo mondo sa vota, ma amore vera no, non vota vica. Da te, bellezza mia, m'annammurai, si tagli guarda, nanza alla fontana. L'acqua là dinta non si secca mai, e ferita d'amore non si sana. Non si sana. Casanata, se si fosse gioia mia, mi è stare ambarzamata a guardarti e non starria. E trica, cor mio, tornati io so. Torna maggio e torna amore. Fatemi che la capo. Giulio Iaccarino, Giulio D'Episcopo e Salvatore Di Giacomo. Grazie.
grazie per questo meraviglioso regalo. A te.